Ieri a Napoli c'è stato un incontro molto importante con i vertici della sanità e del sociale regionale campano, dopo una protesta da parte di tutte le associazioni, le cooperative e le aziende impegnate nel socio-sanitario privato. Una grande contestazione ovviamente mirata al governo del decreto 77 sul territorio campano. Abbiamo contestato la necessità di un'integrazione, abbiamo contestato la necessità di una regolamentazione della compartecipazione sui territori e c'è stata un'ampia discussione con le persone presenti, il presidente Schiano della quinta commissione, il dottor Iodati del settore politiche sociali, la dottoressa Romano, responsabile delle fasce deboli, e ai consiglieri regionali Pica, Valiante e Petrone, alla presenza anche di numerosi sindaci e assessori delegati dai sindaci di alcuni comuni della Campania e dal referente dell'ANCI, sindaco di Scafati. La discussione è stata improntata su tutte le difficoltà che il comparto sta vivendo e che da maggio ovviamente le fatture relative alle prestazioni sociali nel settore socio-sanitario sono bloccate ai piani di zona, che non hanno le risorse per pagare dette prestazioni. Cosa abbiamo ottenuto? L'impegno da parte del tavolo politico ad un tavolo tecnico per discutere la questione sociosanitaria e il governo dell'integrazione. Abbiamo ottenuto la necessità di chiudere con un contratto unico sociosanitario che prevede appunto le prestazioni e abbiamo richiesto una legge delega per dare competenze all'ASL per ciò che riguarda i servizi sociosanitari. Speriamo che questo nostro progetto, questa nostra proposta trovi accoglienza nelle persone sedute al tavolo e ovviamente la nostra lotta, la nostra lotta per la testa continuerà. So che ci sono anche dei piani di zona che vogliono unirsi al nostro coordinamento regionale, a cui aderiscono tantissime in realtà, circa 65, tra strutture e cooperative sociali e per fare ovviamente una d'intesa un'unica forma di lotta. È stato ieri messo in discussione anche la possibilità di mantenere i piani di zona e ovviamente questo ci dispiace perché i piani di zona fanno parte di una riforma dei servizi sociali che è appunto la 328, quindi in questo campo ci dobbiamo essere tutti.